finale del Corso Junior, campionati italiani canottaggio sedile fisso, qui a Livorno una partenza felicissima da parte di tutti i sei equipaggi. Partenza davvero molto molto veloce, Urani in acqua 1, Fossa Prisoni Denaro dal Ponte, Timoniere Mariani, Porto Ceresi in acqua 2, Bertino Baroni, Barocci, Braghetto e Dini, Porto Azzurro in acqua 3, Innocenti di Chiara, Corcoglione, Mignogna, Timoniere del Bono, Borgo Cappuccini in acqua 4, Partini avvantaggiato, Barbini Giusti, Timoniere Pecci, Scalo Quinto in acqua 5, Ferrante, Cogliolo, Tintis, Lavaggetto, Armanini, Lega Navali Sesti Ponente in acqua 6, Sella, Costantini, Recalchi, Vanina e ancora Costantini al timone. Vediamo gli equipaggi davvero molto molto determinati in questa fase iniziale con il Borgo Cappuccini in acqua 4 e soprattutto il Porto Azzurro in acqua 3 che fanno valere quella che è la forza della boa centrale dopo quanto di buono espresso in occasione delle batterie, e ci stiamo avvicinando davvero molto molto velocemente al primo dei tre giri di boa. Ancora una finale junior che davvero è apparsa da subito a dir poco elettrizzante, e quindi i nostri vogatori, i nostri giovani vogatori stanno davvero mandando in scena uno spettacolo straordinario con una bellissima partenza, e ora via via stanno venendo fuori tutti i valori di questo campionato, già evidenziati in occasione delle batterie, ma le finali sono sempre qualcosa di assolutamente imprevisto e imprevedibile. Infatti i giri di boa spesso e volentieri sono determinanti per dare indicazioni in favore dell'uno o in favore dell'altro equipaggio. E ora ci avviciniamo davvero al giro di boa. Porto Azzurro gira in prima posizione, Urania, e attenzione anche dall'altra parte del Borgo Cappuccini, ma più o meno stanno venendo fuori anche Sesti Ponente Quinto, così Porto Ceresio. Avremo le idee più chiare qui a metà percorso quando gli equipaggi si presenteranno davanti alla nostra postazione, ed è una spinta davvero poderosa quella esercitata da Porto Azzurro, tallonato da Urania, con Borgo Cappuccini che non vuole mollare. Una gara davvero molto molto bella, una gara in cui tutti gli equipaggi non si stanno risparmiando e già da subito stanno cercando di imprimere il proprio ritmo, la propria forza, il proprio valore, il proprio timbro a una finale, quella junior, che ci appare davvero molto molto combattuta. Ora Urania e Porto Azzurro che stanno dialogando a distanza, ma attenzione anche in acqua 5 allo scalo quinto che non vuole essere da meno. Un po' attardato ci appare in acqua 4 il Borgo Cappuccini, ma ancora moltissimo deve essere detto e scritto di questa finale che è osservata con attenzione anche dal sindaco Salvetti di Livorno, che oggi ci ha reso davvero l'impareggiabile onore di essere presente qui con noi per questa finale. Ora da qua vediamo chiaramente un Porto Azzurro che naturalmente non può ancora sentirsi sicuro di niente, però là davanti sta dettando legge, sta svolgendo il ruolo di regista di questa finale, dove anche le acque esterne 5 e 6, scalo quinto e Lega Navale di Sesti Ponente, sono in questo momento da una posizione più avanti rispetto all'Urania. E va a metà percorso a girare il Porto Azzurro in prima posizione, un margine davvero importante quello su scalo quinto, Sesti Ponente e l'Urania che sta andando in quarta posizione. Il Porto Ceresio, ma Porto Azzurro ha tratto importante vantaggio da questo giro di boa, da cui è venuta fuori molto forte l'Urania, quindi forse una tattica di gara quella dell'Urania, quella di piazzare le energie migliori nella seconda parte del percorso, è venuta fuori meglio
di scalo quinto e lega la Valle di Sestri imponente, ma a quel giro di boa si sono presentati in quarta posizione, ora hanno rimontato. Porto Azzurro ora in questo momento sembra nelle condizioni ideali per poter gestire quell'ingente vantaggio accumulato nella prima metà di percorso, e l'Urania invece sta cercando di aumentare il numero dei colpi, di avvicinarsi gradualmente, di mettere quella pressione sulla testa e sulle gambe dei giocatori di Porto Azzurro, che in questo momento si stanno però dimostrando di essere in grado di gestirla al meglio, di ragionare in questa gara che davvero fra poco ci porterà a un finale ad altissimi giri. Ci avviciniamo al terzo giro di boa con Porto Azzurro, Urania, ma attenzione perché Lega Navale di Sestri e scalo quinto non sono per nulla da tenersi fuori dalla lotta per i giochi che contano, e quindi ci avviciniamo al giro di boa. Ci avviciniamo al giro di boa con Porto Azzurro, attenzione alla spinta dello scalo quinto con l'Urania che è lì, e quindi ancora tutto da decidere per il podio. È tutto da decidere per il podio con Porto Azzurro, che ora è lì, che ora in questo momento sta girando con un vantaggio, non voglio dire rassicurante, ma buono. Urania che sta girando anch'essa, lo scalo quinto, e la Lega Navale di Sestri sono in quattro in lotta per il podio, con il possibile rientro anche del Borgo Cappuccino. Vediamo, questa finale in giugno, tre quarti di mezzo avremmo potuto chiedere per l'equilibrio che si sta riportando, anche se va detto Porto Azzurro, l'abbiamo vista là davanti, sin dal primo dei tre giri di boa, anche se abbastanza lontano dalla nostra postazione. Eccoci con Porto Azzurro, Urania, quinto, che stanno per incaricare il duello, una corsa a tre non era destino per la vittoria, con il quinto che sta risalendo bene, questo equipaggio Torrante, Cogliolo, Tintis, Lavagetto e Timoniera Armandini. Quella prima batteria, quella prima... Sì, quella batteria. Porto Azzurro adesso deve stringere i denti perché è sotto il capo da parte del quinto del Urania, e in questo momento ci sembra due prime, stabile, salda la sua prima posizione. Come l'Urania è come la destinata che ha avuto con Chiave con Porto Azzurro che si è messo di mezzo, e attenzione alla Lega Navale di Sestri Ponente che vuole chiudere e trovare la strada per il podio, conserva Costantini che è caro di Costantini, e Porto Azzurro che è il capo di Costantini, Porto Azzurro che è davvero solo la conquista di questo successo per colore. Il quinto che prende la seconda posizione, a questo punto deve guardare avanti, non indietro, e la Porto Azzurro, quinto, ci utilizziamo.